Questa confessione tremendamente lucida è stata scritta da Christopher Durang e si intitola Risate selvagge. E solo un attore come Raffaele Furno, dotato di una mimica così particolare che nelle sue corde possiede, secondo me, il lato surreale, poteva affrontare così bene. Tu ti senti più portato per il comico, il drammatico o il surreale? Bella domanda, che non è molto facile rispondere, anche perché è molto difficile autogiudicarsi, secondo me. Di certo io non ho preferenze per il comico o il surreale, però quando scelgo un testo, preferisco scegliere un testo che abbia un messaggio, che porti un interrogativo alla società, perché poi è il compito dell'artista, è un po' questo. E con questo non voglio dire che l'artista è impegnato solo se mette in scena testi politici o tragedie, perché può uno mettere in scena un Molière e mettere alla berlina tutti i vizi della società, oppure, come ricordava Italo Calvino nelle sue lezioni americane, la leggerezza è un valore fondamentale di ogni opera d'arte, nonché un difetto, come dicono molti. Sai anche parlare molti dialetti, questa sarebbe una prerogativa più del comico, diciamo, più delle Ma io volte. dirò sì, ora circa la bellezza dei dialetti, non che mal. Senti questa sonorità, oppure quest'altro, se gena maschi, shamanim, se non gena maschi, non gena simsen, che bello. E poi i dialetti, secondo me, sono importanti per noi attori. Sì, ma sai quante volte i registi mi hanno consigliato di pensare quella battuta del copione nel dialetto della mia città, poi trasformarla in italiano per trovare quindi la giusta intonazione di quella battuta. Ma purtroppo, cara Dina, questa è una ricchezza culturale che si sta perdendo con le nuove generazioni. Infatti tu ben sai che negli ultimi tempi si è discusso anche molto sulla questione di insegnare il dialetto nelle scuole. Molti professori hanno lottato perché questo è un modo, secondo loro, di tutelare queste identità locali che purtroppo rischiano di essere cancellate con la globalizzazione. E a proposito di professori, vediamo come te la sei cavata nei panni di John Keating in L'attimo fuggente. Vediamo un po'. Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Grazie mille, Piz. Cogli la rosa quando è il momento. Secondo voi, ragazzi, perché il poeta usa questi versi? Perché va di fretta. No, no, non perché andava di fretta, ma perché siamo cibo per i vermi. Perché è strano a dirsi, ma ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà. Ma adesso avvicinatevi tutti e guardate questi visi del passato. Sì, lo so, li avete visti mille volte, ma non credo li abbiate mai guardati. Non sono molto diversi da voi. Stesso taglio di capelli, pieni di ormoni, come voi, e invincibili, come vi sentite voi. Il mondo e la loro ostrica pensano di essere destinati a grandi cose, così come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale. Perché vedete, questi ragazzi adesso sono concime per i fiori. Ma se li ascoltate con attenzione, sentirete bisbigliare il loro monito per il futuro. Coraggio, accostatevi. E ascoltate. Sentite? Carpe! Carpe die! Sentito? Ragazzi, cogliete l'attimo! Rendete straordinaria la vostra vita! Allora, Lorenzo, te la sei cavata bene, mi pare. Insomma, era difficile reggere il confronto col grande Robin Williams. Beh, sì, anche e soprattutto anche con quel doppiatore perché ha una Esatto. voce bellissima, poi recitare senza gli alunni lì presenti in scena era molto, non era molto facile. Pensa che durante il montaggio, scusa se ti interrompo, a un certo punto ho dovuto chiedere al montatore se la voce che ascoltavo sotto il film era la tua o quella del doppiatore, quindi. Ma grazie, grazie, accetto i tuoi complimenti e spero che questo
programma mi porti fortuna e che sia un trampolino di lancio per la mia carriera. Invece, per quanto riguarda la puntata di oggi, siamo in dirittura d'arrivo. Ma prima di lasciarvi, permettetevi di ricordarvi gli orari di casting, perché noi ogni weekend vi vogliamo qui con noi. Allora, prendete la vostra agenda e segnatevi. Ogni sabato e domenica alle 14, 21 e 30 e per i nottambuli alle 2. Va bene, volete il weekend libero? Abbiamo pensato anche a questo. Allora segnatevi ogni lunedì alle 23 per rivedere la puntata del sabato e il martedì sempre alle 23 per rivedere la puntata della domenica. Contenti? Oh, meno male, anche questa è fatta. E inoltre non dimenticatevi di seguirci su Facebook. Mi raccomando, diventate amici della nostra pagina e se lo siete già, invitate gli altri a fare la stessa cosa. E ora abbiamo veramente concluso il nostro viaggio e scendiamo nelle atmosfere più cupe dell'horror con un racconto tratto da www.skeletri.com intitolato La fine, con le voci di Santo Oliviero, il Santo Nocerino, anzi scusatemi, Ilenia Oliviero, Gianfranco Giusti e Giulia Vannozzi. Ciao! Non so se riuscirò a concludere quanto sto